Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6. Inizia una nuova settimana in compagnia dei nostri programmi, una nuova settimana con Mattino 6. Lunedì 11 marzo 2019, i giornali chiaramente in gran parte dedicati allo sport in questa giornata, come sempre, però una giornata anche caratterizzata dagli articoli relativi alla strage in Etiopia. L'aereo precipitato e 8 nostri connazionali hanno perso la vita. Andiamo però con le prime pagine locali e partiamo dalle quattro edizioni del centro, edizione in questo caso di Pescara attiva, slittano i nuovi concorsi. A Pescara subito 37 assunzioni, la scadenza per le domande rinviata al 1° di aprile. Sotto la testata, appunto, come detto, la strage in Etiopia, muore Virginia Chimenti, aereo precipita, tra le vittime la figlia di un docente aquilano. E poi oggi all'Aquila per la politica, Marsilio chiama a rapporto i 6 nuovi assessori regionali. Andiamo in taglio medio, siamo alla fotonotizia, Mancuso squalificato, Pillon cambia il Pescara per il match di venerdì contro il Cosenza, sarà l'anticipo della prossima giornata di campionato. Di spalla, Serie A, riscatto Inter, ora il derby, pari del Napoli, Juventus a più 18, e poi MotoGP, Dovizioso trionfo in Qatar, Rossi è quinto. Andiamo ora ai richiami di cronaca, elezioni a Pescara, Pagano, il sindaco si decide a Roma. E poi l'ex premier a Pescara, Matteo Renzi, fa il pieno di folla e di copie per il suo libro. Orario prolungato di un'ora apre il Museo Cascella, 2200 visitatori in fila. E poi tornando allo sport, Formicone di Notaresco, campione del mondo di bocce, va in archivio il mondiale argentino di bocce di San Miguel de Tucumán. Per l'Italia è arrivato il risultato più atteso, il 48enne notareschino Gianluca Formicone, ha vinto arricchendo il suo chilometrico palmarès con l'unico trofeo che gli mancava, quello di campione del mondo individuale, categoria RAF. In finale ha battuto il peruviano Osvaldo Palomino, 12-2 il risultato finale per l'alfiere azzurro. Complimenti dunque a Gianluca Formicone. Poi il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, tutti in palestra da David per dormire. Una curiosa iniziativa di un titolare di una palestra londinese che permette ai suoi clienti di dormire per 45 minuti. Andiamo alle edizioni di Chieti Lanciano-Vasto del centro, l'apertura, pugni al rivale in amore condannato. Chieni a Chieti, pena di 10 mesi, il 35enne ha aggredito il compagno della ex e provocato un incidente. Foto notizia dedicata al basket, Teate Basket strapazza Bisceglie, decimo sigillo, qui al tiro l'ala Franco Migliori. E poi i richiami di cronaca a Chieti, autovelox senza taratura, no alla multa. Sempre a Chieti, la provincia al voto, due liste e 24 candidati. E poi a Vasto, trovato morto in casa dopo una settimana. Andiamo avanti sull'edizione teramana del centro, il titolo d'apertura, muore sul lavoro, familiari risarciti, colpito da infarto mentre sposta un albero caduto, il giudice non poteva farlo. E poi la foto notizia, colpo salvezza del Teramo con l'Albino Leffe, il protagonista, eccolo qui, Saveriano Infantino, autore dei due gol con cui il Teramo ha violato l'Atleti Azzurri d'Italia, anche se c'è il neo del grave infortunio occorso al portiere Gomis. E poi i richiami di cronaca, ex commerciante di Teramo paga con 28.000 euro debiti per 400.000, questo grazie alla legge anti-suicidi. E poi nuova linea a Mosciano, all'Amadori ad aprile 40 nuove assunzioni. Il raduno ad Isola del Gran Sasso, 10.000 alpini nel ricordo dei caduti. Siamo all'edizione aquilana del centro Etiopia, muore la figlia del prof Chimenti, università in lutto, la tragedia dell'aereo precipitato colpisce il noto docente. Fotonotizia dedicata al calcio, l'Aquila vince con Catalli, re di Pescina, vittoria sulla
Plus Ultra Trasacco ieri per la compagine aquilana. E poi i richiami di cronaca, sempre all'Aquila, allagamenti, comune deve pagare i danni. A Capistrello, dopo le intimidazioni, Bucci e Lusi finiscono sotto protezione. A Corfinio invece schianto, indagine per omicidio stradale. E andiamo sul Messaggero Abruzzo, ecco il titolo d'apertura: l'Aquila ancora 3.000 sfollati. 10 anni dopo il terremoto, molti residenti del centro rimangono nei mappe, nei progetti case, nessuna previsione sui tempi di recupero degli alloggi lesionati e le new town sono in degrado. Sotto la testata tanto sport, rugby, l'Aquila, il coach e giocatore Milani dovrà operarsi alla gamba. Serie C, doppietta di Infantino e il Teramo è Corsaro. E poi per la Serie B, Pescara in trasferta dura col Cosenza senza Mancuso, era diffidato, è stato ammonito nel finale di partita con il Cittadella. Per le ambizioni di Serie A, persi gli scontri diretti con le stesse antagoniste, l'attaccante sarà squalificato, al suo posto debutterà Bellini. Resettare tutto. Di spalla Matteo Renzi, sono nostri i finanziamenti del Masterplan. L'ex premier a Pescara rivendica le opere concordate con il suo governo. In taglio medio la foto notizia, Museo Cascella, tutti in fila per entrare, il centro espositivo ha riaperto dopo il restyling. E poi ancora, l'ho denunciato poco prima delle coltellate a San Salvo, parla la donna ferita dall'ex, momenti di terrore, poteva uccidermi. In basso Rigopiano, i soldi della colletta oggi a Feniello, Feniello che ricordo, ricorderete, è stato multato per aver oltrepassato la zona rossa dell'hotel Rigopiano, sottoposta a sequestro, voleva andare a deporre fiori nel luogo dove ha perso la vita il figlio. Ebbene, è stata con una colletta, sono stati raccolti dei soldi che gli verranno oggi consegnati per pagare quella multa. Lasciamo le testate locali, andiamo sulle nazionali, chiaramente grande spazio alla tragedia avvenuta in Etiopia, che abbiamo visto sfiora anche l'Abruzzo perché è morta la figlia di un docente dell'Università Aquilana. Ecco qui Corriere della Sera in apertura, strage sull'aereo dei volontari, 8 italiani tra le 157 vittime del Boeing caduto, dall'archeologo ai cooperanti delle ONG, il velivolo in viaggio per Nairobi dove c'era un Forum ONU, stesso modello dell'incidente in Indonesia. Sotto la testata domenica il mondiale, Binotto alla Ferrari, pronti ad aprire un ciclo. Scendiamo, chiaramente la fotonotizia è sempre dedicata al gravissimo incidente aereo con i volti di 7 delle 8 vittime italiane. E poi tornando alla politica, in taglio medio la Lega avverte sulla TAV, decide l'aula, Movimento 5 Stelle, Di Maio fondatore al posto di Grillo. Andiamo sulla prima di Repubblica, cade un aereo, strage di volontari in Etiopia, jet si schianta dopo il decollo, muoiono in 157, la Boeing sotto esame, si ipotizza un difetto tecnico, 8 vittime italiane, tra loro l'archeologo siciliano Tusa, 4 in Africa per attività umanitarie, 3 per l'ONU. E poi in basso il piano del segretario PD Zingaretti, via dal Nazareno, nuovo partito e nuova sede e sarà lontana dal centro. Il divieto da oggi, senza vaccino niente scuola, la ministra Grillo, l'obbligo in futuro solo per il morbillo. E poi l'intervista in basso, il caso Caravaggio, muti in Italia, scelte folli, troppi no, soffocano la cultura. Andiamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, l'apertura, il nord in fila per il reddito, ma che rivolta, la Lombardia e il Piemonte tra le 5 regioni con più richieste. E poi parla il ministro Toninelli, TAV, i bandi sono annullabili senza spiegare o pagare. Andiamo sotto la testata Etiopia, precipita l'aereo, 157 morti, 8 sono italiani, stesso tipo di quello accaduto 5 mesi fa. E poi Mediapart, regime in Iran, il registro segreto della repressione, 1,7 milioni di persone nelle carceri. E poi la storia
storia di copertina a centropagina, così il clima ci cambierà la vita, dalla svalutazione delle case ai piani bassi alle conseguenze su salute, cibo, infrastrutture e turismo. Il ministro Costa: così trasformerò l'Italia in un parco. Andiamo sulla prima pagina del Messaggero, la strage degli italiani sul jet, un Boeing 737 Max dell'Etiopia precipita 6 minuti dopo il decollo da Addis Abeba, 157 morti, tra le vittime anche 8 connazionali, erano volontari e cooperanti, 3 di loro erano romani. E poi sotto la testata MotoGP al via, la Ducati trionfa con l'alettone Dovizioso in volata su Marquez. Per la Serie A, Lazio a Firenze 1-1, frenata Champions, la Roma di Ranieri parte con l'Empoli. E poi andiamo in basso con le dichiarazioni del vice premier Salvini: bandi al via, cantieri e alta velocità anche al sud. Giorgetti: per lo stop alla TAV non basta il CDM, serve il Parlamento. E poi la nuova via della seta, gli Stati Uniti: se firmate stop aiuti finanziari, Lega 5 Stelle, si allarga il fronte delle tensioni. Andiamo sulla prima del Mattino, l'apertura: Salvini, cantieri, sì ai bandi e porteremo la TAV al sud. Il leader leghista: finirà bene, Giorgetti, solo il Parlamento può bloccare l'opera. Ma Di Maio rassicura i suoi: diremo no, la via stretta di Conte per salvare il progetto. Sotto la testata le parole dell'attore di Gomorra, Salvatore Esposito: Gomorra non solo violenza, ha salvato anche posti di lavoro. E poi nella fotonotizia la foto appunto dell'archeologo e anche assessore regionale siciliano Sebastiano Tusa: dai missionari all'archeologo il volo dei destini incrociati, riferimento appunto all'aereo precipitato in Etiopia, 157 morti, 8 italiani. Poi il taglio medio, racket della pizza, spunta la tangente anche sui cartoni. Dopo la retata dei Sibillo, i pentiti rivelano locali costretti a pagare per tutte le forniture. La prima pagina di Libero: ha ordinato i velivoli pericolosi, all'Italia piace l'aereo che cade. In Etiopia si schianta il nuovo Boeing 737, 157 vittime, lo stesso modello precipitò a ottobre in Indonesia e Air Italy ne ha presi 20 per Malpensa. Ecco chi sono gli 8 connazionali morti nell'incidente. E poi due foto a centropagina: da una parte Zingaretti è un debole per le zingarelle, quante dem si sono convertite al neoleader. E poi parla Edi Rama, premier dell'Albania: UE ipocrita sui migranti, giusti gli sfoghi di Salvini. Proseguiamo e siamo sulla prima del Sole 24 Ore: rischio rincari IVA, conto da 538 euro l'anno per famiglia, clausole di salvaguardia, l'effetto medio degli aumenti sui consumi se non sarà evitato il rialzo delle aliquote al 13% e al 25% previsto dalla legge di bilancio 2019. Poi l'impatto sulla spesa: Lombardia e Trentino al top con 650 euro in più nel 2020, colpiti nuclei numerosi, autonomi, grandi città e bollette. Andiamo in taglio medio: la multa dall'estero batte cassa in Italia, a regime il sistema europeo di notifica delle infrazioni, non pagare ora è pericoloso, le infrazioni appunto sulla strada. E poi ancora i lavori puniti dal reddito sotto 858 euro, si può dire no, stagionali in agricoltura, commessi, aiuto cuochi e apprendisti parrucchieri. Andiamo sulla prima della Stampa: precipita l'aereo ad Addis Abeba, strage di volontari, 8 eroi del paese dei giusti, nel commento di Gianni Riotta. E poi in taglio medio: F-35, avviso USA al governo, l'Italia ci deve 500 milioni, nuovo fronte nei rapporti bilaterali dopo l'apertura di Roma alla Cina. Nel Consiglio Supremo di Difesa il presidente Mattarella ha chiesto di pagare. Poi il governo degli avvisi:
crisi, Giorgetti, la TAV può bloccarla solo il Parlamento. Andiamo sulla prima del Tempo, ecco l'apertura, tutti in fuga dagli ospedali del Lazio, liste di attesa infinite, cure insoddisfacenti, sempre più grande l'esodo dei pazienti. Le altre regioni hanno presentato il conto a Zingaretti, che è in rosso di 225 milioni. Lo Sport sotto la testata, bianco celesti spreconi, solo un pari, la Lazio passa in vantaggio ma non chiude la partita, la Fiorentina porta a casa l'1-1. Andiamo ora sulla fotonotizia, tre vittime romane sul volo della morte, disastro aereo in Etiopia, 157 morti, 8 italiani, tra loro tre capitolini, un cooperante e due funzionarie ONU. Di spalla, altro che TAV, ogni mese 2 euro multe, già 14 infrazioni con questo governo. La prima della Verità, che apre così, grande fuga dal Parlamento, Napolitano e Monti guidano la banda degli assenteisti col gettone in tasca, quasi mai presenti in aula, figurano però sempre in missione o in congedo, evitando così di perdere la preziosa diaria, un vizio molto diffuso e trasversale, dalla forzista Brambilla, uccel di bosco nel 99% delle sedute, alla grillina Bogo Deledda, 94%, poi Cirielli, Gentiloni, Del Rio, Lupi, Ghedini, Lorenzin e tutti i senatori a vita. Poi la foto notizia, Morra pronto alla crisi di governo, e in taglio medio i giudici lasciano i criminali liberi di spacciare, ogni giorno vengono arrestati 196 venditori di droga, la metà stranieri, ma 2 su 3 non finiscono in carcere grazie alla discrezionalità consentita ai tribunali, tra i poliziotti monta la rabbia, rischiamo la vita per nulla. E chiudiamo questo segmento di Mattino 6 con la prima del Secolo, terremotati in bici, anziché case, la Regione Marche spende soldi per finanziare piste ciclabili. Lasciamo le prime pagine delle testate nazionali e andiamo sulle locali. Siamo tornati sulle pagine locali, andiamo all'interno, in particolare sul Centro, ecco pagina 2, il diploma non basta, a casa 3.000 maestre, il verdetto finale del Consiglio di Stato spegne le speranze dei non laureati, in Italia sono 42.000, hanno lavorato per anni senza superare un concorso. E poi in basso, medicina, lo sciopero dei laureandi, la protesta giovedì a Chieti, lezioni disertate per dire no al decreto della laurea abilitante, denuncia del rappresentante degli studenti nel CDA della D'Annunzio, crea solo disparità. Andiamo su pagina 3, guardie mediche beffate, a Chieti ambulatori chiusi, lo scontro, la ASL non ripristina il pagamento dell'indennità di 400 euro al mese, anche Pescara sospende l'erogazione, L'Aquila e Teramo invece sono in regola. E poi da oggi niente scuola per i non vaccinati, nidi e materne, scatta il divieto previsto dalla legge Lorenzin, solo una multa per le elementari. In basso, assessori al rapporto da Marsiglio, oggi il governatore li sentirà uno alla volta e su Sant'Angelo non ha alcun timore. Andiamo avanti, siamo alle pagine di Pescara, attiva, slittano i concorsi per 37 posti, cambiano i requisiti per l'accesso alle selezioni di operatori ecologici e impiegati, alcune scadenze spostate al 1° di aprile. Andiamo alle reazioni, quei bandi escludono tanti disoccupati, Lega e Forza Italia, requisiti ancora troppo restrittivi, la società farà un nuovo avviso per operatore. E poi ieri la presenza di Matteo Renzi, l'ex premier, a Pescara, folla da Renzi, qui torno con gioia, il senatore PD presenta il suo libro e a Marsiglio dice: avete contestato il nostro masterplan, quando taglierete i nastri dite la verità. E poi la curiosità di questa giornata pescarese di Renzi, dalle pastarelle dell'assessore ai 200 libri venduti in 2 ore. E poi verso le comunali di Pescara, Pagano dà lo stop alla Lega, il sindaco si decide a Roma, il coordinatore di Forza Italia replica al Carroccio che ha già ipotecato Pescara, resta in ballo l'ipotesi di una
candidatura di Landini, ma lui non commenta. E poi Consiglio Provinciale, sono 36 i candidati, oggi la presentazione delle tre liste, si vota il 31, Di Matteo sfida ancora centro-sinistra e centro-destra. Avanti, siamo a pagina 15, oltre 2000 persone in fila per visitare il Museo Cascella, prolungato l'orario per far entrare le persone in attesa su Viale Marconi, di Jacopo, questa è cultura che include. E poi in taglio medio il Festival della Scienza cattura i giovani, a Francavilla grande interesse per la 2 giorni a Palazzo Sirena, conclusasi con uno spettacolo teatrale. Proseguiamo e siamo alle pagine di Montesilvano, commissario a Fratelli d'Italia e Musa si dimette, il coordinamento provinciale sceglie l'ex assessore Marchegiani e c'è l'attacco dell'ex coordinatrice Manuela Musa che dice non condivido la linea del partito. Eccola Manuela Musa con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. In basso, prostituzione in 10, hanno lasciato la strada, illustrato il lavoro della comunità Papa Giovanni XXIII, contattate 740 ragazze, assistenza telefonica H24, vediamo il servizio realizzato dal TG6. Quali sono gli obiettivi della campagna antiprostituzione messa in atto dal Comune di Montesilvano? Beh, questo è un progetto molto ampio, credo che sia uno dei progetti più articolati che sia mai stato realizzato in Italia. L'obiettivo di questa iniziativa e di questa campagna è quella di far recedere ovviamente i fruitori da questa che è una pessima pratica, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del decoro e della sicurezza cittadina. È un progetto che si articola su diverse fasi, la prima sarà una campagna pubblicitaria abbastanza dura per far capire qual è il valore della donna e soprattutto quali possono essere le conseguenze di un atteggiamento non solo che offusca il ruolo dell'uomo, ma che davvero ne deprime negli elementi essenziali. E poi si articolerà attraverso la creazione di un nucleo antiprostituzione della Polizia Municipale, la creazione di un numero dedicato a cui far affluire le segnalazioni e questo nucleo si occuperà del contrasto al fenomeno prostitutivo sia in strada che in appartamento, andando a girare poi le informazioni alle altre forze di polizia per una mappatura del territorio e soprattutto per verificare se ci sono gli elementi per procedere al sequestro degli immobili laddove si identifica il reato di favoreggiamento della prostituzione. Ma ovviamente non ci fermiamo qua perché verranno posizionate telecamere e pannelli luminosi che annunceranno a tutti i fruitori della Pineta e del retro Pineta e della Riviera, che sono le zone dove viene esercitata la prostituzione a Montesilvano, della vigenza dell'ordinanza e delle conseguenze nel caso di mancato rispetto. Pagine di Chieti sul centro, pugni al rivale in amore, condannato sotto accusa un 35enne, accecato dalla gelosia, aggredisce il nuovo compagno della ex e provoca un incidente d'auto. Il sinistro causato dalla manovra azzardata del giovane, l'imputato dovrà pagare anche un risarcimento di 8.000 euro. E poi in taglio medio, autovelox non tarati, annullate le multe, a Casa Canditella la Cassazione cancella le contravvenzioni elevate a motociclisti e automobilisti. E poi a Vasto, morto in casa da almeno una settimana, Filippo Del Borrello, 72 anni, ex imprenditore edile in Svizzera, è deceduto forse per un malore, disposta l'autopsia. E poi a San Salvo ho cercato di fermarlo, mi ha colpita lo stesso, parla la 39enne ferita alle gambe dall'ex con un coltello, da mesi ho paura ad uscire di casa. Pagine aquilane sul centro, siamo in Valle Roveto, a Capistrello in particolare, Bucci e Lusi finiscono sotto protezione, misure di vigilanza disposte dalla prefettura dopo la lettera con minacce di morte e i danneggiamenti all'auto. L'avvocato Roselli afferma che Antonio Di Giacomo è un onesto lavoratore, non gli è stato notificato alcun provvedimento e ribadisce fiducia nella magistratura. E poi
Ancora in taglio medio, schianto mortale, l'ira dei familiari del ferito a Corfinio, l'accusa, tragedia evitabile, il conducente dell'auto era malato e doveva stare in ospedale. E poi ancora torniamo all'Aquila, spopolamento e crisi, i guai presisma, l'Aquila, febbraio 2009. L'analisi dei dati Istat evidenzia segnali negativi che la catastrofe del 6 aprile finirà per peggiorare. Se non si parte dal prima è difficile oggi capire come mai a 10 anni dalla tragedia la situazione nei piccoli centri del cratere sia tanto drammatica. Andiamo sulle pagine di Teramo del centro, muore per un infarto sul lavoro il giudice, vanno risarciti i familiari, dipendente della Giulianova Patrimonio si sentì male mentre spostava un albero caduto sulla strada, il perito dice era malato, non poteva fare sforzi, 300.000 euro a moglie, figlia e mamma. E poi ancora in basso paga con 28.000 euro debiti per 400.000, ex commerciante stritolato dalla crisi e assediato dai creditori, si salva con la legge anti-suicidi. E poi ancora a Mosciano Amadori apre la linea dei pronti a tavola in vista 40 assunzioni da aprile, nuovi contratti stagionali rinnovabili ai dipendenti liquidati, il premio presenza da 850 euro. A Roseto invece muore di infarto il pittore Luigi Francani a 68 anni e poi i funerali a Pineto in 500 per l'ultimo saluto al giovane morto con la moto, incidente avvenuto sabato mattina. E poi ancora a Isola del Gran Sasso il raduno degli alpini in 10.000 ricordano i caduti di Russia, sempre più gruppi del nord sfilano con le penne nere abruzzesi e del centro-sud sul palco di Franco, l'ultimo reduce. Andiamo ora a sfogliare le pagine di cronaca del Messaggero Abruzzo prima di chiudere la prima parte di Mattino 6. Siamo sulla pagina di Pescara, il boom del Cascella, file lunghissime per il Museo Rinato. L'ex stabilimento della celebre dinastia di artisti contiene 600 opere organizzate in nuovo percorso di fruizione. Il taglio del nastro di sabato sera ha inaugurato una nuova gestione affidata alla Fondazione delle Genti d'Abruzzo. L'edificio ospiterà eventi culturali a nome della famiglia. La critica di Tommaso Basta usi e sciocchi del nostro nome. E poi per quanto riguarda la politica, strappo nei 5 Stelle, il caso Di Pillo segnalato ai probiviri. Invece per la cronaca, scippa un telefono, fermata in tempo record, intervento lampo della volante lungo la Tiburtina, zona blindata dalle forze dell'ordine. In basso, fatali e veloci, veliste pescaresi seconde alla regata rosa di Vis, il team guidato da Petra Kliba domina il girone e cede in finale soltanto all'Ungheria. La pagina dell'Aquila, ecco l'apertura, vaccinazioni obbligatorie, copertura al 96%, i dati positivi illustrati dall'ASL nel giorno in cui scatta l'obbligo di presentare i certificati, il direttore Gianzante. Chi non lo farà incorrerà nelle sanzioni previste dal decreto. Messo in campo anche un sistema informatizzato per il controllo della popolazione infantile. Poi ancora di spalla, progetti casa e mappa, ancora 3.000 sfollati. Andiamo avanti, siamo ad Avezzano con le parole dell'ex Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio che dice PD, ecco come devi cambiare. La spietata analisi appunto di Di Pangrazio nel dopo elezioni, niente critiche ma solo proposte di pace con qualche esempio a partire dalla situazione creatasi nella Marsica. Avanti ancora e siamo alla pagina di Chieti, l'ho denunciato al mattino e la sera poteva uccidermi, la donna accoltellata a San Salvo Marina racconta gli attimi di terrore durante la lite in Piazza Sardegna con l'ex compagno. I carabinieri indagano sull'aggressione, la vittima dice mi sento impotente e inascoltata, il sindaco Magnacca, nessuno tocchi le donne. E poi di spalla il FAI ritorna con i progetti di Ersilia Caporale, in taglio medio, morto in casa
casa da giorni, dramma della solitudine a Vasto e poi Ater, il tetto Facqua, proteste in via Genova a Ortona. A piedi pagina concerti d'estate, a Chieti è già corsa al biglietto, grandi eventi verso il tutto esaurito. Marisa Tiberio dice ottima occasione per la città e per il commercio. Andiamo a vedere ora la pagina di Teramo del Messaggero. Migliaia di alpini e studenti all'assalto del Gran Sasso. Ieri il grande raduno delle penne nere, una giornata di festa e ricordi a Isola. Oggi 100 giorni all'esame di maturità, sarà pienone nel santuario di San Gabriele. Una due giorni per rivitalizzare la montagna teramana con un turismo tutto particolare. E poi in basso, ecco qui, Rigopiano, soldi a Feniello per pagare la multa. Di palla, leggiamo anche a Giulianova Comunali, Palandrani rinuncia a candidarsi, sempre a Giulianova, sala senza microfoni, i relatori usano l'impianto della band. Ci fermiamo qui con la prima parte di Mattino 6, ora previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi una seconda parte dedicata allo sport attraverso le pagine dei quotidiani nazionali e locali e anche alcuni servizi. Buongiorno, ecco la seconda parte di Mattino 6 dedicata allo sport e partiamo dalle prime pagine delle testate nazionali. La Gazzetta dello Sport apre così: rombo derby, risposta dell'Inter e domenica c'è il Milan. Spalletti affonda la spalla con i gol di Politano e Gagliardini mentre Icardi diserta San Siro. Intanto Gattuso studia il suo piano. E poi sotto la testata rischia tutto Juve, Allegri, CR7, Chiellini, Mandžukić, gli uomini per ribaltare l'Atletico. E poi spazio chiaramente anche all'inizio del motomondiale, Lampodovi, trionfo Ducati, Marquez cede all'ultimo sprint, corsa dopo corsa Trilling, un ricorso viene respinto ma si andrà in appello. Andrea dice gestione perfetta, Rossi quinto davanti a Vignales, settimo. Poi in basso altri spunti dalla giornata di Serie A, spinta Gasp, l'Atalanta spegne pure Quagliarella e poi che Belotti, doppietta del capitano, il Toro corre con la vittoria a Frosinone in rimonta per 2-1. Andiamo sulla prima del Corriere dello Sport, Lucio a San Siro, parafrasando la nota canzone di Vecchioni, Spalletti batte la spalla, si riavvicina al Milan e vede Eintracht e Derby, Politano e Gagliardini firmano il 2-0 che riporta l'Inter a un punto da Gattuso e oggi con l'Empoli debutta la nuova Roma di Ranieri, facciamo gli uomini. E poi sotto la testata Ronaldo che è pacere, il portoghese prova a mediare le due curve della Juve prima della sfida all'Atletico, sarà durissima ma con i tifosi uniti possiamo farcela, io e la squadra ci crediamo. E poi in basso Dovi mondiale, strepitosa vittoria in Qatar dopo la volatona con Marquez, candida in modo prepotente Dovizioso e la Ducati al titolo, respinto il reclamo di quattro team. E siamo sulla prima di Tutto Sport che apre con i due volti delle squadre torinesi. Da una parte Ronaldo che dice io ci credo, scudetto sempre più vicino, festa possibile il 13 aprile a Ferrara, ma la Juve pensa solo all'Atletico e CR7 carica la squadra, sarà una notte speciale, andremo ai quarti. E dall'altra parte c'è il Gallo Belotti, Eurostar Belotti, doppietta favolosa del Gallo, grande rimonta del Toro a Frosinone, terza vittoria consecutiva, i grandi continuano a volare, il bomber non voglio più fermarmi. E poi sotto la testata Ducatissima, Dovizioso comincia con una vittoria entusiasmante in Qatar, battuto Marquez all'ultima curva, Rossi quinto. E poi in basso Zapata Gossens, Atalanta meraviglia, successo pesante contro la Samp nello scontro diretto per l'Europa, Gasp espulso, tensione con un dirigente blucerchiato. Andiamo ora sulle testate locali, se avremo un po' di tempo poi magari sfoglieremo anche Gazzetta e Corriere, ma ora diamo la
priorità alle pagine dello sport di Centro e Messaggero. E qui siamo sulla pagina lunedì sport del Centro. Pescara senza Mancuso si cambia, Pillone ancora in emergenza venerdì sera contro il Cosenza, si potrebbe tornare al 4-3-3. E poi di spalla Teramo 3 punti per la salvezza, firmati Infantino a Bergamo contro l'Albino Leffe, vittoria per 1-2. E poi tra i dilettanti, turno di riposo in Serie D, carica Bolzan con 9 punti, Giulianova salvo, dice il tecnico giuliese. In eccellenza Chieti perde in casa e riapre la lotta al vertice, domenica sfida contro il San Buceto. In promozione Lanciano macchina da gol, superata quota 100, cinquina del torno in parte. E poi in basso altri spunti da questa domenica di sport: Dovizioso batte Marquez allo sprint, Formicone campione del mondo di bocce nel mondiale che si è disputato in Argentina, e per il basket Roseto da applausi, la Teate è un rullo. Andiamo avanti all'interno sempre delle pagine dello sport del Centro. Si parla in questo caso di Pescara, fase decisiva, Pescara in panne venerdì contro il Cosenza senza il bomber Mancuso, Pillon pensa di riproporre il 4-3-3, il capocannoniere della squadra è squalificato, in attacco tornerà Marras, assenti Brugman e Canute, in difesa il tecnico riavrà Balzano, ma Campagnaro rischia un nuovo forfè. E poi ancora in basso un'ulteriore analisi, scontri di diretti indigesti al Delfino, appena 6 punti conquistati in 10 partite con le big del torneo. E andiamo alla Serie C, girone B, il Teramo mette mezza salvezza in tasca, anche la fortuna aiuta il Diavolo a Bergamo, l'Albino Leffe colpisce tre legni sull'1-1 prima di regalare il rigore decisivo. L'altro momento chiave del match è allo scadere del primo tempo, quando Infantino trova subito il pari, il migliore è il portiere Gomis che nel finale esce per un grave infortunio, per lui stagione finita. E poi ancora le parole del tecnico Agenore Maurizi: ci siamo ripresi i punti persi con la Fermana. Il tecnico aggiunge: non esaltiamoci troppo, a Teramo manca l'equilibrio nei giudizi. Infantino, il migliore è stato Gomis, gli mandiamo un grande in bocca al lupo. E infatti anche vedendo le pagelle per Lis Gomis il voto è 7, per Infantino, autore dei due gol, il voto è 6,5, male la difesa, in particolare Polak 5 e Fiordaliso 5,5, non brillante neanche il centrocampo. Più tardi vedremo anche il servizio, ma ora andiamo avanti, continuiamo a sfogliare il Centro, in questo caso pagina dedicata alla Serie D. Nonostante la giornata di sosta, Bolzan fa le carte al Real Giulianova, salvi con 9 punti, l'allenatore dei giallorossi prepara la volata finale: voglio vincerle tutte, non ammetto Kylie di tensione. Poi notizie sugli altri fronti: la rincorsa dell'Avezzano con la Vitto, punta il Forlì, sarà una gara decisiva. Sul fronte Francavilla si svuota l'infermeria, col Matelica torna il mediano Bedin, a Pineto Amadio e Ciarceluti pronti per il Notaresco, e sul fronte Notaresco che guarda al derby di Pineto di domenica prossima, Cudini recupera Marcelli, Fabriani e Dalmazzi out. In basso il fronte più caldo in questo momento è quello della Vastese, salvezza nelle mani di Papagni, ma il tecnico dovrà fare a meno del bomber Leonetti per 4 delle 8 gare. E ora campionato di eccellenza che si è riaperto con questo inopinato stop casalingo del Chieti. Chieti KO, campionato riaperto, impresa dell'Acqua e Sapone che sbanca l'Angelini con Marrone, Nero Verdi a più 6 sulle inseguitrici. Domenica c'è lo scontro diretto col San Buceto. Lucarelli, il tecnico del Chieti, dice: ora dobbiamo essere bravi a rialzarci. E poi andando a vedere gli altri fronti delle squadre impegnate nella lotta per vincere il campionato, il San Buceto passa nel reto per 2-1, doppio Criscolo, e San Buceto che si riavvicina alla capolista, e anche la Torrese fa il suo, 2-5 la vittoria sul campo del Martinsicuro, tripletta di Maio, e ora la Torrese vede la vetta a 2 passi. Andiamo avanti con le altre categorie, in particolare siamo
sul campionato di promozione. Lanciano da record, Manita al San Salvo, sono 102 i gol fatti, rossoneri in tripla cifra, ma del grosso si infuria, scontro fortuito con Verna, Sinopoli in ospedale, vittoria appunto del Lanciano a San Salvo per 3-5. E vola invece nel girone A l'Angizia Luco, Venditti gol al fotofinish, Angizia vede l'eccellenza all'84esimo, i marsicani piegano la resistenza del Fontanelle ridotto in 9 uomini, a 6 partite dalla fine la capolista conserva 7 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Ed ora andiamo al basket, serie A2, con la splendida marcia di Roseto. Roseto schianta Imola, playoff in pugno, gara senza storia, gli Sharks dominano i romagnoli e li scavalcano in classifica, prova superlativa di Sherrod e Achele. Le parole del coach di Imola ed ex rosetano e teramano di Paolo Antonio, sconfitta meritata, il punteggio è eloquente, 99-78. E poi le parole anche del coach di Roseto, D'Arcangeli: non siamo sazi, Pieric super, continueremo a giocare senza paura, sesto posto, vedremo che succederà. E poi scendiamo in Serie B, c'era il derby tra Giulianova e Teramo. Giulianova, il derby è da urlo, schiantato un Teramo molle, i giallorossi ipotecano la salvezza, inguaiano i cugini, solamente Capitan La Gioia si salva, Ciocca esulta, successo di squadra a cui tenevamo molto, proviamo a centrare i playoff. Teramani chiusi per oltre mezz'ora nello spogliatoio e alla fine bocche cucite, furibondo il patron Ruscitti, anche in questo caso il punteggio è eloquente, Giulianova batte Teramo 83-61. Invece per Campli è andata malissimo, Campli crollo in un match senza storie, l'Ancona risorge col nuovo allenatore, finale 76-102. Poi a piedi pagina invece Teate, decimo squillo di fila, Bisceglie a picco, biancorossi inarrestabili al secondo posto, coach Cohen dice è concesso poco al miglior attacco del torneo in un palatricale in festa, anche l'ex campione di ciclismo Cunego, il presidente Marchesani, grande prestazione, continuiamo a crescere e restiamo sempre vigili sul mercato. Ecco qui, Teate batte Bisceglie 91-78. E poi bene anche l'Amatori Pescara, che si lascia alle spalle la delusione e le polemiche della Coppa Italia. Amatori con grinta, Civitanova si inchina nell'ultima frazione, decisivo l'apporto delle seconde linee per i pescaresi, marchigiani in leggero vantaggio per lunghi tratti, 82-69 il finale. Andiamo avanti. E siamo alla pallavolo di A2, l'Impavida torna a vincere e a sperare, dopo 3 sconfitte la Sieco batte la TPS, rosicchia un punto alla terza Castellana Grotte, contro cui giocherà domenica. I parziali 18-25, 25-23, 25-21, 25-17, dunque inizio in salita per la Sieco, che poi però riesce a mettere il turbo e a vincere in 4 set contro la TPS. Lasciamo il centro e andiamo sul Messaggero Abruzzo con le pagine dello sport. Questa, la prima, è praticamente tutta dedicata al Pescara. Pescara, la Serie A, si vince fuori casa, la squadra di Pillon stecca anche a Cittadella, lontano dall'Adriatico, rendimento da 8° posto, tra le mura amiche invece è la seconda forza e c'è il problema riposi il problema scontri diretti. E poi si pensa già alla formazione anti Cosenza, Mancuso salta il Cosenza, debutterà Bellini, dunque il Messaggero ipotizza il debutto dal primo minuto di Bellini, che è entrato nel finale di gara a Cittadella. Sul centro abbiamo letto c'è anche l'ipotesi del ritorno al 4-3-3. E poi il commento, il punto di Pierpaolo Marchetti: resettare subito è la parola d'ordine, la squadra ha subito una batosta ma è sempre lassù, nessuno poteva immaginarlo visti gli organici.
Andiamo avanti ed ecco la Serie C. Infantino boom boom fa volare il Teramo, la doppietta dell'attaccante decisiva per il Diavolo, ancora una volta in trasferta, sbancato per 2-1 il campo dell'Albino Leffe, l'ultimo centro su calcio di rigore. Maurizi concede un giorno di riposo, evidentemente meritato dopo la vittoria di ieri, ma come detto c'è questo neo. Una tegola, come scrive il Messaggero, campionato finito per il portiere Gomis, distacco del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Il giocatore peraltro è stato portato in ospedale proprio di ritorno da Bergamo, all'ospedale Mazzini di Teramo. Ma rivediamo le fasi salienti del match nel servizio di Jacopo Forcella e poi ascoltiamo le dichiarazioni del tecnico teramano Maurizi. Se ci fosse un metallo più prezioso dell'oro, del platino, beh, di quel materiale sarebbe la vittoria del Teramo all'Atleti Azzurri d'Italia contro l'Albino Leffe. Lì dove era naufragato Ugo Lotti, dove Asta aveva trovato un punto nel finale, Maurizi si regala un blitz fondamentale per la rincorsa alla salvezza. Schieramento previsto, quello del Diavolo con De Grazia a ridosso di Infantino, ma l'ex maceratese non farà una grande gara, come invece l'attaccante, ormai diventato il re Mida biancorosso, tocca due palloni e segna altrettanti gol. Primo tempo per nulla spettacolare, Gonzi al 18esimo con la conclusione centrale, più problematica per Gomis, la girata al 35esimo di Gavazzi sotto misura, che chiama l'estremo difensore alla respinta di istinto. Il Teramo però si distrae al 40esimo, sbaffo sfonda a destra, Coco raccoglie dalla parte opposta e Polak ingenuo lo atterra per il primo dei rigori del pomeriggio. Dal dischetto si presenta Sasha Cori, Gomis lo ipnotizza ma nessuno copre la ribattuta di Celli che ne scivolata porta in vantaggio i bergamaschi. Acquisito il vantaggio, l'Albino Leffe conta di poterselo portare negli spogliatoi, ma fa male i conti perché Celli al 45esimo riceve da De Grazia e disegna il traversone per Infantino. Mondonico salta a vuoto e per la punta il gol numero 6 da quando ha cambiato casacca a gennaio. Il pareggio è manna per il Diavolo, che dovrebbe trarre forza dall'1-1, ma torna in campo svagato e privo di nervo. Dopo 3 minuti sbaffo supera Fiordaliso e calcia verso Gomis, che ribatte in corner. Sulla battuta di Genevieve spunta la testa di Mondonico, che stampa il pallone sulla traversa e non sarà l'unica del pomeriggio. Sospiro di sollievo che però non ridesta il Teramo, che inserisce Sparacello per Spinozzi, ma continua a subire maledettamente. Al 50esimo Gelli ci prova col destro dalla distanza, Gomis è immobile ma il pallone è fuori di un soffio. Altri 3 minuti e sbaffo si traveste da assistman, pallone per Coco che sovrasta Ventola con il legno a dire nuovamente di no alla formazione di Marcolini. È un assedio quello dell'Albino Leffe, Maurizi inserisce Armeno per De Grazia, Marcolini getta nella mischia Ruffini, Razzitti e Giorgione ed è proprio quest'ultimo al 77esimo a raccogliere la corta respinta di Celli sul corner di Genevieve. Sinistro micidiale che centra l'incrocio dei pali. Terzo legno in un tempo, una specie di record per i pallori di casa. All'82esimo però altra sortita sempre da corner, Mondonico stavolta la prende di testa ma quasi inchinandosi sul pallone, sfera al lato, e il preludio al gol vittoria che arriva a 2 minuti dal 90esimo, Caparbio Ventola a destra che prima sembra perdere il possesso su Genevieve ma poi va a riprendersi la sfera subendo il fallo del francese in area di rigore di Cairano, manda sul dischetto Infantino che spiazza Cortinovis, arriva a quota 7 gol con il Teramo ma soprattutto regala 3 punti di importanza straordinaria alla formazione biancorossa. L'unica nota davvero stonata è l'infortunio gravissimo nel finale di Lis Gomis, stiamo un distacco del tendine rotuleo del ginocchio per l'estremo difensore biancorosso. La stagione finisce all'Atleti Azzurri d'Italia. Però ha sofferto tutta la partita e dobbiamo capire perché questa sofferenza, sono tecnici, tattici, fisici o mentali, però fatto sta che abbiamo sofferto, abbiamo vinto una partita importantissima, 3 punti d'oro, ma purtroppo come sempre succede nel mondo del calcio, magari si è contenti perché la palla è andata dentro, ma noi non abbiamo fatto una grande prestazione, però ci teniamo, forse abbiamo sofferto tanto, abbiamo avuto questa vittoria con la rabbia e con i denti, ma dobbiamo analizzare bene il perché di questa prestazione. Ma credo che abbiamo concesso molto, sapevo che l'Albino Leffe era una squadra molto forte, e abbiamo concesso pochissimo proprio perché grazie a questo schieramento a mio avviso e nonostante tanti sintomi pensano al contrario, grazie a questo schieramento abbiamo sofferto e abbiamo retto bene l'urto e siamo riusciti a pareggiare per una giornata di grazia, poi ecco, poi dobbiamo vedere
abbiamo subito tanto con le due punte, ma era normalissimo perché la è una delle mie risposte del girone, secondo appunto. Mi dispiace anche se succede a qualsiasi altro calciatore questo infortunio, perché questo è un infortunio importante, e dobbiamo aspettare gli esami strumentali, ma in particolar modo mi dispiace per Gomis perché è un ragazzo a cui sono affezionato in modo particolare. Gli auguro tutto il bene di questo mondo, è come se fosse successo a un mio figlio, mi dispiace. Proseguiamo sulle pagine del Messaggero Abruzzo, Serie D, Notaresco, Mozzoni è pronto al rientro, ieri amichevole con la Juniores Nazionale, vinta 5-0. E poi Pineto, record fair play, mai un cartellino rosso, domenica derby con i cugini Teramani, le due squadre sono le rivelazioni del girone. E poi sempre sul fronte Serie D del Grosso si riprende il Giulianova, il capitano con Bolzan, salvezza in vista e forse la Coppa, un gruppo straordinario. Il difensore è tornato a correre sulla fascia come ai bei tempi, decisivo il suo apporto nelle ultime prestazioni. Per il calcio a 5, Murillo festa doppia, successo e candeline. Dopo la vittoria col Real Rieti, il laterale di San Paolo ha brindato con i familiari. Scendiamo in eccellenza, Chieti che è figuraccia, la Questapone sbanca l'Angelini, un gol di Marrone nel primo tempo rovina la giornata alla leader, 5 giornate dal termine, i punti di vantaggio scendono a 6, prima sconfitta dei neroverdi nel girone di ritorno, domenica prossima big match decisivo contro il San Buceto. E poi Spoltore, San Buceto e Torrese senza freni, e San Buceto ha l'opportunità, vincendo lo scontro diretto, di riaprire ulteriormente il campionato. Ora sono 6 punti di vantaggio del Chieti della coppia Torrese-San Buceto. Per il campionato di promozione, Lanciano di slancio vittorioso 5-3 in casa del San Salvo, prestazione maiuscola, ha sfondato il muro dei 100 gol in stagione. Il presidente De Vincentis dice: aspettiamo la matematica per poter festeggiare. Poi in basso, doppio Catalli e un'Aquila plus ultra, giocando appunto sul nome della squadra battuta ieri a Pescina dall'Aquila. Andiamo avanti, pallanuoto, Settebello non si ferma proprio più, grandissimo successo al Cardiopalma con la Cesport Latina e nei piani alti. Andrea D'Aloisio, autore di una strepitosa tripletta, bravi a crederci fino alla fine. E poi di spalla per il rugby, l'Aquila, Milani dovrà operarsi, l'allenatore giocatore si è fatto male a un ginocchio, Catania Corsaro con la Capitolina. Per i motori, Orange Racing di Caldarelli, team ufficiale Lamborghini e la squadra del magnate cinese Fu Songyang, ringrazio la scuderia che ha creduto in noi. E ora il basket, Sharks Super, Imola spazzata, era la sfida tra le settime e ora Roseto viaggia in solitaria, obiettivo salvezza raggiunto, ora playoff. Il migliore è Sherrod con 26 punti all'attivo, 11 assist ed un rimbalzo, ma bene anche Achele. Unico vantaggio degli emiliani al primo tiro, poi sempre sotto, i tifosi applaudono Pieric infortunato. Per il basket di Serie B, Chieti, Rullo, Amatori, ok, Giulianova vince il derby. Per il volley di A2, TPS Bergamasco, KO, la Sieco torna alla vittoria. Perso il primo set per 25-18, gli ortonesi hanno chiuso la partita in 4 set. Rapido sguardo anche ad alcuni spunti che ci danno i quotidiani nazionali. Intanto la Gazzetta dello Sport, vediamo le pagine dedicate al ritorno del motomondiale con il trionfo appunto di Dovizioso, pronti partenza Dovi, Andrea respinge Marquez ma il trionfo è congelato, 4 case contro la pinna della Ducati, ricorso respinto, però c'è l'appello, Cracciolo sul podio, Rossi quinto, dubbi sulla soluzione montata sotto il forcellone, deciderà la Corte della FIM. In pista come un anno fa il ducatista beffato l'iridato per 23 millesimi. E poi le parole del vincitore, appunto Andrea Dovizioso:
Vittoria meritata per giocarci il titolo, serve più continuità, paura di una squalifica, dice sempre Dovizioso, la nostra grande prestazione rimane, però sarebbe un guaio per i punti persi. Andiamo a vedere ora il Corriere dello Sport e torniamo al calcio di Serie B, perché ieri ci sono state delle altre partite, ma soprattutto ci sono stati fatti molto brutti avvenuti a Foggia come conseguenza del derby perso dal Foggia appunto a Lecce. Intanto tra le gare di ieri questo è un risultato importante anche per il Pescara. Rastelli riparte, Bucchi si fa male, gravi errori in attacco di Coda e Ricci. Al 94esimo decide Emmers dopo un miracolo di Montipò. Dopo il brutto capo di Livorno, il Benevento cade anche contro la Cremonese. E poi in basso, nell'articolo di Tullio Calzone, Pescara e Benevento, andamento lento per la A diretta, gli effetti collaterali delle sconfitte di Cittadella e Cremona. 50 i punti del Brescia capolista, con una media di 1.85, nella scorsa stagione il Parma è arrivato secondo con una media di 1.71. E poi le altre gare di ieri, Crotone a tutto Simi, Salernitana affonda, clamorosa sconfitta interna dei campani, lontani dai playoff e contestati. Nigeriano ancora implacabile, 2 gol e 3 punti d'oro per Stroppa, Gregucci e squadra in ritiro. E poi il pari del Duca tra Ascoli e Livorno, Beretta Diamanti, Livorno indenne ad Ascoli, botta e risposta in 7 minuti al del Duca. Le parole del tecnico ascolano Vivarini: va bene, abbiamo creato tante occasioni, ma come detto la giornata è stata contrassegnata da questi atti vandalici nei confronti di proprietà e giocatori del Foggia. Tutto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, dunque poche ore dopo la sconfitta nel derby di Lecce. Il Foggia brucia notte di violenze, inqualificabili atti vandalici dopo la sconfitta nel derby a Lecce. Incendiata l'auto di Iemmello, petardi contro la casa di Busellato e l'azienda dei Sanella. E poi il commento di Franco Ordine: i veri foggiani non si voltano dall'altra parte. Vedremo insomma se ci saranno conseguenze sotto il profilo dell'ordine pubblico e della giustizia. Ci sono però delle conseguenze sportive al risultato sportivo del Foggia, perché è stato esonerato Pasquale Padalino, torna Grassadonia per la salvezza, mentre Iemmello è molto provato, è a Roma con la famiglia. Padalino, che aveva preso il posto di Grassadonia alcune settimane fa, ma la sua parentesi non è andata bene e dunque c'è il ritorno a Grassadonia e l'esonero di Padalino. È tutto per questa edizione di Mattino 6, vi ricordo gli appuntamenti con il TG6, le edizioni principali delle ore 14, 19 e 23, e vi ricordo anche l'appuntamento classico del lunedì sera ore 21 con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi per commentare la sconfitta del Delfino a Cittadella e la ripresa delle ostilità venerdì, quando il Pescara affronterà l'Adriatico il Cosenza prima del turno di sosta del campionato. Grazie in regia a Claudio Di Giacomo e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata.